qua c'è una bacheca con una domanda semplice. La domanda è: cosa intendi te per degrado? Io sono degrado perché mi bevo una birra in piazza. Per me il vero degrado è la legge della giungla che questa amministrazione vuole imporre in questa città a danno degli stranieri e dei poveri. Io sono degrado perché mi siedo per terra e quindi anche voi tutti siete degrado. Il vero degrado è uscire e vedersi circondati da vari tipi di divise che ti mettono sotto, che ti fermano, anche solo se hai il colore della pelle diverso. Sono pienamente degrado perché credo che il primo dovere di un cittadino sia vivere e condividere lo spazio della città. No, io penso che intanto stare in piazza sia una delle forme migliori per poter comunicare e socializzare. E dopodiché, logicamente, ci sono delle forme che riescano a coinvolgere non solo appunto i giovani, ma anche la cittadinanza, diciamo, che vive a Padova, insomma, ecco. Oggi abbiamo lanciato il secondo appuntamento pubblico in piazza, un'assemblea per dimostrare che l'idea non era solo fare ironia, fare goliardia, ma era anche parlare seriamente dei problemi della città. E sono qui per discutere insieme agli altri partecipanti dell'assemblea sul tema del degrado urbano e sul tema delle proposte di modifica al regolamento municipale fatto dalla giunta Bitonci. Raccoglierle in un documento e chiedere di essere ricevuti dall'amministrazione comunale. È stato anche incredibile per me vedere così tanta partecipazione, perché significa che davvero c'è una parte di città attiva che pensa al proprio futuro e che pensa anche a come cambiarlo, a come rendersi partecipi di quello che avviene in città. È stato lanciato un appuntamento pubblico di piazza per il 29 settembre, il giorno in cui verranno discusse in Consiglio Comunale le ordinanze. Un luogo in cui migliaia di padovani possono finalmente riscontrarsi e mettere in discussione e fare il vero Consiglio Comunale in piazza come era una volta, quando le persone si scambiavano sulle opinioni, sugli intenti, sulla voglia di partecipare e di essere vivi in questa città. E se Bitonci è in quell'ufficio ad ascoltarci, protestare non sarà inutile, perché deve mettersi bene in testa che noi non siamo l'altra Padova, noi siamo la Padova vera, noi siamo i cittadini veri che viviamo la città. L'idea è organizzare una specie di degrado pride, cioè di orgoglio del degrado, per dimostrare che sostanzialmente non esiste questa normalità che Bitonci appunto propaganda sui giornali. Sostanzialmente qui si sta rivendicando un diritto alla città.